Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Round and round we go, losing self-control. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video, ragazzi, diverso dal solito. Vi farò vedere 7 gadget per PS4 a basso costo e che sono molto utili per salvaguardare la nostra PS4. Il primo che state vedendo, ragazzi, è una custodia in silicone per evitare che giustamente si spacchi il nostro joystick quando magari ci alziamo, quando magari facciamo qualcosa. Tante volte ci capita di dimenticare il joystick che magari l'abbiamo appoggiato su una gamba o altre cazzate e lo buttiamo a terra, ragazzi. Allora, devo dire che questa, diciamo, fondina o custodia o come la volete chiamare, guscio, devo dire che è molto carino, ragazzi. È fatto in silicone, ha un costo bassissimo, non arriva neanche a 2 euro, ragazzi, e io penso che potrebbe salvarci parecchi joystick. Ce ne sono svariati tipi, sono anche disegnati, insomma. Poi andate qui sul sito, ragazzi, e vedete il vostro. Allora, ragazzi, questo qui non è un video sponsor, non mi sta pagando nessuno. Stavo cercando delle cose su internet, ho trovato questo sito e ho trovato, mi sono messo alla ricerca di un po' di gadget per PS4 e ho trovato tutti questi gadget PS4 che secondo me valeva la pena conoscere, ragazzi. Quindi siamo andati con il primo, che il primo era una custodia per joystick che ha anche un pratico laccetto da mettere al braccio. Il secondo articolo, ragazzi, che sarebbe questo, che sembra un giocattolino per bambini, che poi in effetti non è tanto diverso, e è uno sterzo, ragazzi. Voi direte: che cazzo stai a dire, uno sterzo di cosa? Sì, ragazzi, questo è uno sterzo, un volante ovviamente molto molto economico, perché comunque costa pochissimo e serve per giocare ai nostri giochi preferiti di auto o altre cose, ragazzi. Ci sono svariate colorazioni, come state vedendo. Diciamo che è una cosa un po' particolare. Certo, io non comprerei mai questa cosina qui, però mi ha lasciato molto molto stupito scoprire che c'è uno mini sterzo, ragazzi, un mini volante per PS4. Passiamo al prossimo articolo, ragazzi. Il prossimo articolo è questo. Allora, voi dite: che cazzo è sta roba? Ragazzi, sono gattigli, scusate in spagnolo, l'ho detto, sono grilletti. Ok, ragazzi, sono dei grilletti che possiamo applicare sul nostro controller PS4 e servono, almeno così c'è scritto, ad aumentare la sensibilità dei nostri grilletti e sparare molto più velocemente al nostro avversario quando siamo in un qualunque gioco, ragazzi. Quindi servono per sparare più velocemente, sono più allungati e ci permettono massima capacità di presa. Andiamo con il prossimo gadget, anche se io lo trovo molto inutile questo gadget, perché comunque nella PlayStation abbiamo una, diciamo, un'opzione che ci permette di regolare l'audio, però in alcune cuffie non è possibile. Quindi questo aggeggetto, che costa veramente pochissimo, ragazzi, però secondo me è un pochino ingombrante, va collegato al nostro controller e serve per regolare l'audio in entrata, cioè l'audio
diciamo del party, l'audio della musica, insomma i vari tipi di audio. Come ho già detto ragazzi, vi lascerò in descrizione tutti quanti i link di questi articoli che magari tipo li volete andare a vedere o magari vi interessa qualcosa. Come ho già detto, non me ne viene un cazzo in tasca, non mi sta pagando nessuno per farvi vedere queste cose, però mi hanno incuriosito e volevo portarle anche a voi. Abbiamo un altro articolo qui, i tasti ragazzi, tasti in metallo. Ebbene sì, abbiamo tasti in metallo, solitamente si spaccano i nostri tasti o comunque ci danno problemi. Qui abbiamo dei ricambi per i nostri tasti, ragazzi, sono in metallo, quindi diciamo che combatteranno un pochino l'usura, no? Non si consumeranno, insomma, non lo so ragazzi, però mi hanno colpito molto e soprattutto mi ha colpito il costo di queste cose, ragazzi, perché sono costi bassissimi. Io da questo sito ho già acquistato, vi dico la verità, mi sono trovato bene e scarrellando ho trovato queste cosine che sinceramente non avevo mai visto e ve l'ho volute portare. Questo ragazzi è un adattatore per il nostro controller PS4, ragazzi, serve per metterci il telefono, costa, come vedete, costa una cazzatissima, serve per metterci il nostro telefono e poter giocare con molta tranquillità, ragazzi, e usare il controller PS4. Io penso che sia una bella invenzione come tutte le altre che vi ho portato nel video, anche perché comunque diciamo sono molto utili e fuori dal comune e soprattutto hanno un costo bassissimo, quindi anche se magari non vi trovate bene, avete speso un euro, due euro, aiuti, alla fine ragazzi sono veramente tutti gadget al di sotto dei 5 euro, anzi al di sotto dei 3 euro, ragazzi, o meglio non tutti, c'è lo sterzo che costa un pochino di più, il volante. Questo secondo me è una chicca, ragazzi, che è quello che andrò a comprare, è un adattatore per le cuffie Bluetooth. Io infatti stavo cercando questo e ho trovato 2000 altri gadget. Questo è un adattatore Bluetooth, ragazzi, che si connette alla nostra PlayStation tramite un pennino USB e tramite un jack da 3.5 va connesso al nostro joystick. Questo controller questo aggeggino ci consente di usare le cuffie Bluetooth. Spero che il video vi sia piaciuto e che tutti questi articoli vi siano utili. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.